Care amiche e amici, giusto in questi istanti mi è venuta un'ispirazione al volo e mi è apparsa in mente una parola che voglio condividere con tutti voi. Ravek. Oh, Ravek. Allora mi sono chiesto, ma che cavolo significa Ravek? Dove l'avrò sentito? In che idioma? E quale sarà la sua etimologia? Mi è venuto un dubbio che possa significare qualcosa. Perché mi è venuta in mente così vivida, come se fosse una parola in italiano o in inglese? Ravek. Una parola così nitida, così chiara, così forte, così vibrante. Ravek. Oh, ma che cacchio vuol dire? Ecco appunto. E io non lo so. Perché mi è venuta questa parola come di punto in bianco? Ravek. Che sarà mai? Trasmetto in vivo alle 12:28 di qua, quindi sono le 16:28 di là. Avrei voluto iniziare prima un programma, ma avevo da fare. E da fare. Appunto, cioè non avevo tempo per trasmettere, ma questo Ravek, che cos'è? Allora è stato troppo forte per me e ho iniziato a trasmettere. So che molti di voi che mi seguono magari vedono che sto trasmettendo in diretta e si sintonizzano, quindi ripeto. Il programma di oggi in broadcast, in live, nasce dall'esigenza di compartire questa parola che mi è venuta nello schermo della mia mente di punto in bianco. Ben in letto e nero ho letto la parola Ravek, anzi l'ho pure udita, forse l'ho udita e poi l'ho vista, non mi ricordo adesso com'è stata la genesi di questa parola che non so da dove viene. E in che vocabolario possa assistere. E quindi è un appello a tutte e tutti voi, cari amici e amiche, che se gli trovate un senso a questa parola Ravek, me lo comunichiate. Altro senso al programma di oggi, perlomeno questo, non lo ha. E che mi vengono in mente parole, e poi io mi chiedo, che significano? Beh, non succede molto spesso. Non ho un dizionario molto voluminoso nel quale poter scrivere, e magari in ordine alfabetico, il termine Ravek. Ma appunto, mi è venuto così come un tuono mentre stavo pensando ad altre cose e mi ha folgorato. Dico, allora significa qualcos'altro. Io già in passato, molti anni fa, ho avuto una folgorazione simile al risveglio la mattina, è come se sognavo, mi sembra le ultime immagini sono state di Sant'Anna che suonava il piano, era lui, sembrava coi capelli di Jimi Hendrix, ma era Sant'Anna, e cantava come una canzone. La 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 la, che è una canzone famosa con quel ritmo, però cantava un ritornello che aveva, che forse è l'unico che ho ascoltato, che mi è rimasto in mente tanti anni fa, più di 14, era Sanatama, Sanatama. Dico, sarà Satana, non so, Satana,
invece era Sanatana o Samatana o qualcosa del genere. Poi accidentalmente comprai un libro di yoga, lo yoga di Kundalini, e c'è un mantra, mantra indù, che è il mantra Sanatana, e quindi forse è una coincidenza, non so, perché io sono ateo e agnostico, e quindi non credo nelle cose mistiche, metafisiche e trascendenti per nulla, anche se mi sono occupato di buddismo e di induismo, ma io quel mantra non l'ho mai letto prima di aver comprato quel libro, ma prima feci un sogno Sanatana, Sanatana, lui lo cantava Santana, che già ha una certa assonanza nel nome, al piano, suonandolo, toccando suonando quel ritmo, la 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 la, sometime you go, io non so come fa la canzone, e diceva Sanatana, Santana che diceva Sanatana, e quindi adesso invece da sveglio, adesso proprio qualche minuto fa che cammino in giardino, mi è venuto in mente il mantra, forse sarà Ravek, non so che cosa può essere Ravek, è veramente qualcosa di sorprendente, quindi l'ho voluto compartire con tutti voi. Perché dai. Vedi. Beh. L'ho voluto compartire con tutti voi perché è una cosa incredibile. E adesso vi lascio, però per favore, se qualcuno ascolta questo programma, che mi dica che cos'è Sanatana. No, quello l'ho capito io leggendo un libro, perdono, che cos'è? Ravek. Ecco, se qualcuno sa che cos'è Ravek, me lo dica per favore, perché magari io adesso mi trovo nell'impossibilità di comprare un libro che accidentalmente mi dica che cos'è Ravek, perché è successo con Sanatana, ma non credo che succeda con Ravek. Quindi, care amiche e amici che mi ascoltate, ditemi per favore che cos'è questa parola Ravek. Io so che a volte questi sincronismi strani ti portano a trovare dei significati in parole insospettate, come mi è successo nel sogno in cui sognavo Santana che cantava Satanama seduto in un piano che sembrava Jimi Hendrix e la 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 la, faceva il ritmo melodico e quindi non era neanche rock, però adesso Ravek, era Ravek, non era Revak, era proprio Ravek. Beh, vi saluto, grazie per la vostra pazienza di ascoltare questo mio canale Santen Chan, di essere molti, siete già più di 200 e mi avete ascoltato migliaia di volte. Grazie per stare sempre con me e per seguirmi. Io più presto farò un altro commentario al TG. Saluti da Santen Chan. A presto.